dal comunale di Locri, incontro di calcio, vale per il quale 24esima giornata del campionato di prima categoria, girone D. Fischia l'arbitro e inizia la gara. Riprende il gioco. Direttamente in porta, respinge a pugni uniti Iannelli. Di Palmi. Ecco Surace, che poi va al cross, c'è l'intervento d'anticipo di Mandarano, Schiavello e Misitano, batte direttamente Misitano, se no Misitano, il pallone giunge al centro, poi il tiro, si presenta tutto solo in aria, converge ancora Galimi, tarda a concludere l'azione. Poi c'è questo tiro cross, poi c'è questa azione di Muià, gran tiro di Muià, colpisce l'esterno della rete. Entra in aria, il cross al centro, ancora Enrico respinge a pugni uniti Mandarano tra due giocatori, poi c'è questo lancio perfetto di Schiavello, colpisce di sinistro. E in questo istante l'arbitro fischia la fine del primo tempo, si va al riposo, Locri 0, Tauriana 0. Romeo, il cross al centro per Schiavello, tocca, ferma con una mano un giocatore del Tauriana, precisamente tocca il pallone Scarfone e l'arbitro in piene aria di rigore, e l'arbitro non ha avuto alcuna esitazione, fischia l'arbitro, Misitano, finta ed è gol. Al secondo minuto di gioco, prima rete per il Locri su calcio di rigore, Misitano porta in vantaggio la sua squadra. Sbaglia Mandarano, poi Galimi. Tutto solo. Fischia l'arbitro. Batte e c'è l'uscita del portiere, parata. Batte lungo. C'è un bel colpo di testa di Galimi. E in questo istante l'arbitro fischia il triplice fischio.